proprio lui, Niki Terpstra. Eccola qua l'ultima curva di cui vi abbiamo parlato. Transita per primo Oscar Freire, alla sua inseguimento c'è Niki Terpstra. L'immagine rimane fissa con la telecamera appunto piazzata su questa curva per vedere il ritardo del gruppo, con Gilbert che è in quarta posizione alle spalle di Van Avermaet. 12 secondi il vantaggio per Oscar Freire nei confronti del gruppo. Si volta lo spagnolo della Katiuscia, Oscar Freire, per verificare cosa sta succedendo alle sue spalle, e dietro sta succedendo che Niki Terpstra sta per arrivare, ma sta arrivando anche quello del gruppo. Infatti c'è proprio in questo momento l'allungo di Gilbert. Gilbert ora in prima posizione con Cunego che cerca di reagire, ancora non c'è stato lo scatto vero e proprio di Gilbert. I Blischi e Cunego all'inseguimento di Gilbert. Con loro si sta piantando Oscar Freire. Si è già piantato Terpstra intanto. Vedremo se ce la farà, solamente 50 metri di vantaggio. Gilbert, parte adesso Gilbert, proprio nel momento caduta Cunego. Coinvolto Cunego nella caduta, proprio nel momento in cui è stato ripreso Terpstra, è partito Gilbert e adesso anche Sagan. Nordhausen, Gasparotto. C'è Gasparotto in seconda posizione con Van Endert, insieme a Sagan e Gasparotto. Gilbert stanno per andare a riprendere Oscar Freire. Ancora 100 metri. Sta per arrivare anche Samuel Sanchez, ma forse può essere tardi, si è in difficoltà, adesso è in difficoltà Gilbert. Sagan con Van Endert e Gasparotto, ripreso Freire. La volata è un discorso, sembra a tre, tra Van Endert, Sagan e Gasparotto. Sulla traguardo dell'Amazon Race con Gasparotto. Il numero di Gasparotto, Enrico Gasparotto, l'aveva sfiorata in più di un'occasione, la classica che più gli piace, quella che ha sempre amato, sul podio 2 anni fa, in occasione del primo trionfo di Gilbert, e oggi la giornata più bella per Gasparotto, che non è mai partito, non ha mai messo a segno un vero e proprio attacco, ma è sempre stato eccezionale a rispondere prima a quello di Gilbert, poi a quello di Sagan, poi proprio nella finale a quello di Van Endert. La vittoria di Gasparotto e finalmente il successo di un italiano in una classica. L'ultimo era stato nel 2008 con Cunego alla Lombardia, Cunego che era stato anche l'ultimo dei nostri a vincere qua sulle strade di Olanda dell'Amster, e adesso finalmente di nuovo un italiano, finalmente grande Italia con Gasparotto. Francesco.